CGIL ha ordinato lo sciopero, la CISL e la UIL non hanno aderito. Per ridurre al minimo il disagio dei viaggiatori scatta nelle ferrovie il piano di emergenza. Le comunicazioni sono garantite in tutta Italia con i pullman noleggiati da imprese private e con i convogli sostitutivi. Eccoci alla stazione di Firenze. Partono molti treni oggi, capo. Sì. Sono partiti diversi treni. Senta, ma come si spiega che tanti hanno scioperato e tanti no? Quello lì è questione di vedute, ragazzi. Avete avuto molto danno per lo sciopero? Abbastanza, signore. Ma i panini sono diventati tutti secchi? No, i panini si mantengono sempre normali. E poi li mangiano lo stesso? Con la differenza che invece di vendere una quantità se ne vende un'altra qualità inferiore. Allora lo sciopero chi ha danneggiato? Ha danneggiato un po' tutti, noi e gli altri, i viaggiatori tutti quanti. Ma lei lo sa perché hanno scioperato? Dai, questo non glielo so dire, perché noi si veniva per lavorare ma non si sta dietro a quello riguardo alla politica e le altre cose, vero? Sì, sono socialista, ho lavorato. E lei perché non ha scioperato? Perché faccio parte del South. E sei andato libero. Ah, allora non ha scioperato per obbedienza o per disobbedienza? Per obbedienza al mio sindacato e corrisponde alla mia idea. E allora questo sciopero? Per me fallisce perché io sono a lavorare. Uno sciopero fallito dunque, come sono destinati a fallire tutti gli scioperi decisamente politici.